Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo del Design di persona o virtualmente. Siamo davvero felici stasera di riaprire eh, finalmente le porte del Circolo e di ricominciare la nostra attività eh, di talk anche in presenza. Con Stasera inauguriamo, diciamo così, eh, una, nostro, la nostra programmazione, la nostra nuova stagione che abbiamo voluto sviluppare sotto la tematica che abbiamo scelto come focus della nostra ricerca e della nostra analisi, che è l'umanizzazione della tecnologia. L'umanizzazione della tecnologia era un tema che avevamo già eh, scelto prima del, dell'inizio del primo lockdown, ma che eh, tutto quello attraverso cui siamo passati nei primi mesi e in cui siamo tuttora eh, come dire, mondialmente coinvolti ha eh, contribuito a rendere appunto il tema dell'umanizzazione della tecnologia ancora più eh, importante, più impattante, più forte, più radicalmente eh, presente nella nostra vita di tutti i giorni. Per ragionare su come rifondare in termini di pensiero e di prassi la relazione tra noi esseri umani e le macchine, tra noi esseri umani e eh, i device di cui ci nutriamo quotidianamente e a, a, a cui a partire dal lockdown abbiamo demandato tantissime funzioni primarie come le relazioni, il lavoro, l'intrattenimento, l'insegnamento eh, e ancora molto altro. Eh, abbiamo deciso di partire da un un punto che è una storia che è una storia che appartiene a questo territorio e che eh, è stata una storia di un istituto che è l'interaction design Institute di Vrea che è nato vent'anni fa e che vent'anni fa ha contribuito mh, quasi insomma tra i primissimi a livello internazionale a formare una figura specifica del mondo del design che è quella che progetta e che studia eh, e che per l'appunto disegna come gli esseri umani si relazionano, si relazionano con le macchine, quindi come ciascuno di noi utilizza le tecnologie mettendo l'uomo, i suoi bisogni, le sue abitudini, i suoi comportamenti, le sue necessità al centro di questa progettazione. La mostra si intitola Easy as a Kiss, è curata da Jan Christoph Zoels ed è visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 7. Parallelamente a questo, mentre questo per noi è un punto di partenza che vuole raccontare una storia, la prima mostra storica che facciamo al Circolo, parliamo di vent'anni fa, non di una storia lontana, ma pur sempre di una storia, dall'altro al, dall lato, diciamo così, eh, a giugno, dal 17 al 19 giugno alle OGR. Uh, l'occasione di un convegno internazionale che dal titolo Humanizing Technology Through Design sarà per noi importante per invece fare un punto sulle migliori prassi contemporanee in Italia e in alcune delle uh, situazioni più interessanti per l'appunto a livello internazionale su come l'umanizzazione della tecnologia attraverso il design si possa ritrovare in casi e in storie uh, concrete, in progetti oggi eh, realizzati in cinque macro, eh, leggendole attraverso cinque macro chiavi di lettura, che sono anche cinque ambiti in cui eh, c'è stato nell'ultimo anno e mezzo grandi trasformazioni, nuove prassi ed evoluzioni e sono per queste cinque macro aree, sono la mobilità, la salute. Eh, il learning, quindi l'insegnamento, la formazione, l'intelligenza artificiale e i servizi pubblici. Tutto questo aperto da una sessione che eh, vorrà andare in profondità sul controverso sulla controversa, insomma, e comunque complessa relazione tra etica e tecnologia. Altrettanto importante per noi è stato però anche programmare una serie di appuntamenti che avranno luogo qui al circolo, di cui il primo proprio stasera, in cui Uh, come dire, mettere a sistema insieme al design una serie di altre discipline, linguaggi che aiutassero a uh, cogliere in tutta la sua complessità questo tema del, del rendere più umana la tecnologia e di quanto bisogno ci sia di riprogettarla uh, rimettendo al centro l'uomo. Mm, lo potete vedere dal sito, è un calendario di appuntamenti che uh, passa da uh, talk a dibattiti a lezioni come quella di stasera. Performance live proiezioni di film, eh, e che appunto proseguirà fino alla fine di settembre. Ma stasera siamo molto felici di accogliere Leonardo Caffo, eh, filosofo, docente, scrittore, curatore, eh, che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito eh, e a cui lascio la parola. Devo fare questo giusto, scusate. Bravissima. Questo è vero, veramente. Grazie. Grazie. Allora, intanto buonasera, volevo ringraziare infinitamente sia la direzione del circolo del design, che sono tutte le persone che ci lavorano per aver reso possibile questa chiacchierata di presenza abbastanza, diciamo così, eh, difficile e bello contemporaneamente tornare a parlare degli esseri umani più, più o meno vivi come siete voi eh, in questo momento dopo tanto tempo di eh, Zoom, dove invece credo più o meno stia avvenendo tutto ciò. Allora, eh, la conferenza se ho capito bene, infatti vedete tutto molto, c'è il countdown eccetera, dovrebbe durare un'oretta, una, co una cosa del genere, Già cioè, alle 19 il sistema si autodistruggerà, quindi non abbiamo eh, tutto sto tempo, però lo vorrei sfruttare al massimo, cercando di fare sia delle considerazioni iniziali che rispondono direttamente alla domanda che il circolo del design si fa quest'anno sui rapporti, eh, tra esseri umani e tecnologia e cosa questo abbia a che fare col design, secondo me è un po' più complicato. Eh, mentre la domanda teorica è più semplice, che tutto dire, però quantomeno è affrontabile. Dall'altro lato, invece, vi mostrerò una cosa su cui sto lavorando in questo momento in modo veramente confuso: nel senso che eh, tanto è confusa che vi farò vedere tre presentazioni ad Minchiam, eh, come hanno purtroppo dovuto apprezzare le persone che lavorano eh, qui che non ho fatto io ma che hanno fatto dei miei studenti eh, del made program tra l'altro eh, un'accademia di design in Sicilia che contingentemente in questo momento è diretta dai forma fantasma quindi si cerca di fare un po' di, di ehm, diciamo così di dove enterrona e per farvi vedere un po' come hanno risposto alla cosa a cui sto lavorando adesso allora, ehm, la prima cosa che... Ah, la, la, ov ovviamente c'è ci cioè, tipo radio jukebox, cioè che la gente mi può mandare dei messaggi su WhatsApp per fare delle domande. Sava Sandir, se le fate voi potrebbe essere più bello proprio sui rapporti con la tecnologia. Cioè se sono gli esseri umani in carne ed ossa a chiedere qualcosa eh, potrebbe essere simpatico in questo momento. Allora, due eh, premessa generale, io... Io ringrazio Sara e, e il mio auto-ego delle varie definizioni che uno si dà, però l'unica cosa, che più, cioè cosa più, più o meno che ho fatto nella vita, eh, tra l'altro per la maggior parte in questa città, prima che mi, mi rimandassero a Milano come pacco postale. È stato il filosofo. Non è che e poi tutto il resto, diciamo, è venuto, nel senso che se fai il filosofo, tendenzialmente scrivi. Tendenzialmente i filosofi scrivono di merda, a me è venuto un po' meglio, forse, di come viene. Normalmente i filosofi che sono incomprensibili, sono totalmente idiosincratici, e poi tutto il resto poi è arrivato in Italia. C'è una totale diseducazione. Una disciplina che all'estero all'estero non all'estero, diciamo in un certo estero, perché l'estero è grande. Eh, eh, sarebbe, diciamo, così la riflessione: l'incontro tra la speculazione filosofica e l'incontro tra la speculazione sul design, cioè, sono due mondi che sono completamente tenuti separati nel nostro paese. È inverosimile, direi impossibile che in un dipartimento di filosofia, o comunque in una facoltà di filosofia, non quelle poche che sono rimaste, due per l'esattezza, eh, si eh, Trovi una, una, una disciplina di insegnamento anche al cosiddetto speculative design, come lo chiamano con un fare un pochettino più anglo-americano, cioè alla riflessione speculativa, agli effetti speculativi e all'addestramento al cosiddetto pensiero laterale. No? Spesso, quando si parla di design, si parla di pensiero laterale. E questo, nella, nel nostro paese, è una riflessione iniziale importante per farvi capire anche il senso di quello che stiamo facendo adesso, magari meno frizzante, ma utile. E' è molto raro che nelle, nelle scuole di design ci siano degli insegnamenti di filosofia che non siano collaterali o ornamentali, cioè nelle accademie, nelle acc negli Jed, Yad, Yud, Pit, Pat, Naba, Neba, Niba, Nuba, e tutte le cose sono nate, e anche un po' ai Politecnici, ok? Io come ho insegnato molto tempo qui al Politecnico di Torino, quest'anno mi sono automesso in pausa, vediamo cosa succederà l'anno prossimo. Ehm, è difficile trovare una materia di filosofia nel senso reale del termine. Di solito si trova estetica, ok? Non so se qualcuno di voi studia design, immagino. Sì, io forse ho studiato design, o cose che assomigliano al design. Ed estetica, spesso non si capisce mai esattamente dove si vada a parare. Dipende dal professore. Può essere che si trova quello che fa il ragionamento sul bello, quell'altro che vi fa vedere una carrellata di, di sedie e da lì astrae una qualche teoria del sublime, ma. Però non c'è l'idea di mettere insieme queste due cose. Allora, il primo punto, che è più come dire un'acquisizione di, di contesto, che però per me è importante, anche la ragione per cui uh, sono qua probabilmente e non, non avete chiamato Joseph Grima, eh, non avete chiamato me, eh, al, al fatto che probabilmente sono più economico di Joseph, eh, è, è che... Ehm, e che eh, l'incontro tra la filosofia e il design ormai è abbastanza, come dire, mainstream, eh, però non tanto da esserlo poi a livello istituzionale, e questo a mio avviso genera dei problemi anche abbastanza grandi perché ci sono due modelli di pensiero che apparentemente si scontrano l'uno con l'altro questo non è l'obiettivo primario della conferenza però senza questa premessa non si capisce anche perché uno come me si è messo a, a parlare di queste cose cioè la filosofia passa come pensiero argomentativo razionale dal punto A ricordi scolastici anche per i non filosofi il sillogismo aristotelico no, c'è cioè, l'idea che tu hai delle premesse e da lì scende una conclusione e che non puoi fare quello che cazzo ti pare cioè devi, devi seguire un ragionamento logico, ok? Questo in realtà tendenzialmente non è vero, la maggior parte dei filosofi tira delle supercazzole senza senso, però diciamo così, dal punto di vista della riflessione Meta il ragionamento filosofico è dritto per dritto. Ok, il ragionamento sul design, come sapete probabilmente molto meglio di me, invece, non è dritto per dritto: no? si può andare per associazioni, per analogie, per lateralizzazioni, per associamenti eh, estetici, per eh, assembramenti di senso, per assembramenti storici. E quindi, come dire, la riflessione astratta di questi due pensieri spesso li ha fatti scorporare l'uno dall'altro. Creando, secondo me, una frattura molto complessa e un modo di ragionare a, sulle cose apparentemente distinto, ma che in realtà dovrebbe essere rimesso in circolazione in modo simile. Prima premessa. Secondo, fino al primo punto, questo utile o non utile, questo poi casomai, se volete, discuterne bene così. Secondo punto. Il secondo punto ha a che fare. Con, e poi arriviamo al terzo che è il tappo che vedete qui eh, quindi la domanda che vedete qui il secondo punto che ha a che fare con eh, come si traduce in italiano senza fare troppe mal, cose maldestre umanizzare la tecnologia la, 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 eh, la, la, la mostra il progetto di ricerca che state facendo allora il, il secondo punto ha a che fare su questo incontro tra le cosiddette humanities boh. e le cosiddette scienze tecnologiche. Ok, allora io credo che ci siano un aspetto, due aspetti: un aspetto che non mi interessa, che è un aspetto banalmente, come dire, con lo spirito del tempo, di low profile, cioè si beccano più soldi più progetti di ricerca se si mettono insieme queste due cose con fare tipo quali sono i risvolti sociali della tecnologia eccetera, e poi c'è invece un ragionamento che sono sicuro che invece è quello che riguarda questo luogo più concettuale più profondo che ha a che fare con che cosa significa essere umani che è completamente un altro paio di maniche e onestamente di questa cosa ne parla poca gente che cosa significa essere umani all'epoca di quella che viene chiamata overlap tecnologico, cioè in cui l'infosfera e la biosfera sembrano essere collassate l'una sull'altra, ok? Però non cosa significa una tecnologia più friendly o che cosa significa fare dei ragionamenti concettuali su, su, sull'iPhone, ok? Che queste cose le considero puttanate lo dico proprio senza la, la cosa bella di non avere più padroni e che te la puoi prendere anche con i padroni di prima è un lusso meraviglioso certo è, col 7,30 poi è problematico soprattutto in questo periodo ve lo assicuro però, al, però almeno hai il lusso della libertà ok quella roba lì secondo me è una riflessione che, che come dire non ha niente di più che come c'era il calesse cosa significa essere umani col calesse ok c'era la carrozza cosa significa essere umani con la carrozza che uno già anche sti cazzi cioè ogni, eh, un filosofo molto importante che si chiamava Gilles Deleuze diceva ogni tecnologia esprime un tiranno. È quasi banale, ok? Cioè ogni tecnologia cambia il modo che abbiamo di essere umani e anche i dispositivi e quindi anche le disposizioni, no? Quindi oggi la politica è su Facebook, una volta era alla radio, cioè non è quello tanto il punto. Il punto è capire se siamo gli stessi esseri umani di prima e di quando venissero inventati determinati tipi di dispositivi. Io banalmente credo di no e ha a che fare poi con quello che vi dirò. Nel senso che credo che la grande peculiarità della rivoluzione tecnologica recentissima, ci sto parlando degli ultimi vent'anni, quindi non di grandi mutazioni precedenti, sia che non siamo più davanti a una ehm, essere, corro in questi 40 minuti tanto per dirvi tutto quello che penso, poi magari nelle domande ci prendiamo più tempo, come diceva eh, la direttrice prima. Eh, quindi possiamo fermarci un po' di più per discutere se vi va. Eh, io credo che ehm, avere questo coso qui in tasca. Non, non sia una mutazione né sociotecnica né antropologica ma sia una mutazione proprio biologica di specie nel senso che eh, non so se avete dimestichezza con come venga definita una specie perché noi siamo una popolazione strana cioè siamo tutti cattolici ma nessuno ha letto la Bibbia siamo tutti darwinisti ma nessuno si è mai incollato a Darwin quindi non, so, non credo che abbiate tenuto mai l'origine delle specie sul comodino eh, perché è strano no? perché poi se uno ti chiede per strada e ti dice sei darwinista però, secondo me, tutto sommato, tu dici sì, no? O no? C'è qualcuno che non è darwinista qua dentro? C'è qualcuno che ha, che ha letto tutto Darwin? Strano, no? Nel senso che ci compriamo un pensiero, ma non sappiamo un bel cazzo, che tu pensi, è una cosa strana. E non so se sapete come viene definita. È abbastanza straniante parlare a gente con la mascherina perché non sai vedi se si ridono, se si stanno rompendo i coglioni, cioè, vedi, vedi degli occhi vitri. E, non so se avete presente come viene definita una forma di vita all'interno di un sistema evoluzionistico o di un sistema biologico, siccome proprio, anche se voi prendete il, il mio primo libro di biologia, quello che si trova nelle bancarelle, la prima cosa che viene detta è che non abbiamo una definizione univoca di vita. Non ce l'abbiamo. Cioè, se uno dice che cos'è la vita, un biologo lo dice, ah, aspetta, ci sono vari modi di dire vita, che è molto più semplice definire cos'è il design, che definire, che de, che definire cos'è... Che almeno lì la distinzione con l'artigianato, piano piano, la possiamo fare, lì è più compatto. E molto spesso le, le specie, le forme di vita, per esempio come sapete, vengono definite sulla base di un possesso di qualità e di proprietà e non sul possesso di un gioco, di una genetica o di una reale distinzione nei, nei, nel quadrato dei, delle cose. E co come viene definito, sto correndo molto velocemente, quindi se qua dentro c'è un biologo mi spari pure, ma stiamo andando rapidamente, come che viene definita una forma di vita come la nostra, nella storia della cultura, nella storia della filosofia, nella storia post darwinista eccetera, per il possesso di certe capacità? Vi dico banalmente quali sono. La memoria. L'orientamento, l'alimentazione, eh, ehm, eh, la, la capacità di attendere: cosa fondamentale nei mammiferi, no? Cioè, chiunque abbia visto un documentario, eh, i leoni che devono attendere se magnarsi una roba, l'iena eh, che sta là dietro deve aspettare un'altra, l'altra deve aspettare le stagioni, l'altro deve aspettare. Tutte queste categorie che ci definiscono sono cadute da quando, negli ultimi vent'anni con la rivoluzione tecnologica. Tutte, tutte, non vi sapete orientare o Google Maps o morte, ok? Cioè è stata delegata a uno strumento esterno queste cose. Eh, non, eh, non si sappiamo procurare il cibo in nessun modo che non sia Just Eat, Fudora, cose del genere, ma di sicuro non, non mi definirei cacciatore raccoglitore in questo momento, ok? Eh, non sappiamo eh, aspettare niente, voi pensate che, cosa, che tipo di rivoluzione sia stata WhatsApp? Okay. All'inizio avevamo pure fatica a capire, ma perché se ho gli sms devo usare Whatsapp? Ve lo ricordate? Alcuni sono troppo, ormai posso dirlo anche io, Roberto, alcuni sono troppo giovani. Però uh, si invecchia e, Whatsapp, la vera rivoluzione di Whatsapp è che ha eliminato l'attesa. Voi sapete quando viene letto? Sapete quando ha avuto accesso uh, alla roba? Uh, se uno non vi risponde su Whatsapp, vi preoccupate, okay? La generazione dei cornuti. Ok, è veramente iniziata con Whatsapp, perché insomma, prima di Whatsapp fare le corna era semplice, ok? con Whatsapp è complicato. Oh, sto dicendo una cosa molto seria adesso. C'è cioè stata una rivoluzione sociotecnica, sì, ma è una rivoluzione in realtà biologica. Cioè le cose che vi definivano come umani sono state delegate a una macchina. Questa cosa in un modo filosofico un po' elaborato si chiama la teoria della mente stesa. Cioè vi che la vostra mente non si è più soltanto intesa, cioè all'interno ma si è estesa, sia nei vostri dispositivi. Per esempio, voi non vi ricordate, io, parlando di me adesso, magari voi siete tutti grandiosi a orientarvi, grandiosi a mangiare, grandiosi a fare un sacco di cose. Io per esempio non mi ricordo niente. Se non ho il, il, il calendario dell'iPhone, io, no, io non lo so cosa devo fare domani, letteralmente. Se arriviamo a domenica, mi sembra tra 15 anni, lunedì, non ne ho idea, ok? Me lo dice lui che cosa devo fare, ok? Quindi abbiamo, siamo una una specie che ha delegato tutto ciò che la definiva come essere umano a una macchina, ok? Questo è il, è il grande problema. È una tecnologia, è una cosa molto diversa da una tecnica. Una tecnica è eh, un modo per svitarmi, sbitarmi, pensate cosa fa avere una bambina piccola, un modo per slacciarmi le scarpe, ok? Quella è una tecnica. Una tecnologia è una cosa che vi induce un bisogno che prima non avevate. Ma che da quando esiste quella tecnologia diventa necessario. La capita la differenza è molto importante questa cosa, cioè prima che venisse inventato l'iPad, l'iPhone, quello che era, i bisogni che oggi ci sembrano fondamentali non c'erano, per oggi lo sono diventati, c'è cioè, una tecnologia prende una forma di vita. Di vita è una cosa più ampia di vita e i comportamenti, il linguaggio e la buca la trafora, ce la cambia radicalmente, cambia proprio profondamente questa cosa. Allora, che cosa significa? Questa è la domanda, come dire, di partenza di tutto ciò, che cosa significa se accettiamo queste due premesse, cioè la filosofia e il design si sono salutati e, e non si sono abbracciati come si doveva per tanto tempo, e, e e vi posso assicurare perché, per esempio, io adesso ho concluso il mio lavoro in triennale eh, a, a Milano e sono, sono, venuto, sono tornato in Piemonte con i musei. Lavoro al Castello di Rivoli. però mentre ero in triennale, abbiamo fatto un, un allacciamento con una facoltà di filosofia. Ok, non vi dico quale, è ancora tutto segreto. E quando vedevo i filosofi che cosa pensavano fosse il design, ero sconvolto. Cioè, alcuni mi dicevano: Ah, io ho sempre amato il design, sono un, am sono un amante delle Moto Guzzi. io Ero lì alla riunione e dicevo: Sì, ma non è che i designer facciano le Moto Guzzi? cioè è una cosa un po' più ampia. Di fare la Moto Guzzi. ah, vabbè, no, a me piacciono gli oggetti belli, diciamo, no, designer fanno altre cose. Cazzi, se tu vai in una facoltà, eh, facoltà, se tu vai in un luogo in cui si insegna design, i designer sono più esperti, come si dice dalle mie parti dei filosofi, eh, di gran lunga, però comunque che un filosofo possa essere qualcuno che di fatto fa un design concettuale, cioè costruisce gabbie concettuali attraverso le quali orientare gli oggetti è molto strano. Ok? Si pensa sempre che il filosofo sia uno che ti dice Platone diceva questo, Aristotele diceva questo, dunque questo, uno dice: Ma cioè io che me ne devo fare? Alla fine, a un certo punto, devo realizzare un'interfaccia, devo realizzare un sito, devo realizzare una sedia, devo. Che realizzare... cazzo me ne frega di quello che diceva Aristotele. Allora, come si incontrano queste cose? Allora, queste cose, secondo me, nella. Uh, ci sono due modi di far incontrare le cose uno molto pratico okay? che è quello proprio di lavorare insieme e vedere che cosa succede questo per esempio qui c'è Roberto Maria Clemente che, che, con cui insegniamo un corso di, diciamo mh, siamo in un altro territorio e l'art direction e la grafica eccetera però siamo nel vasto mondo allargato se vogliamo delle discipline legate all'esame noi facciamo delle cose insieme e vediamo che cosa succede quindi il primo tentativo è Proviamo a metterli in una stanza sti ragazzi e vediamo che combinano. Un secondo tentativo è invece di provare a, a riorientare le discipline dandogli degli stimoli diversi e cercando di capire che cosa succede. Allora, la cosa di cui vi parlo adesso brevemente, in realtà vi ho già parlato di, di parte del contenuto come premessa, quindi adesso non vi aspettate che vi faccia vedere cose eccezionali, ve <ride> <Non> lo dico <ride> se non ci sono aspettative eh, particolari, um, ha a che fare con. È una, un progetto di ricerca che io in questo momento sto seguo, sto, sto, a cui sto lavorando e che nel 2022 diventerà un piccolo libretto con le di quei libretti bianchi che si chiamano Le Velle, che forse avrà questo titolo, ma a me non piace, ne ho proposto un altro, vediamo che cosa succede e ho cercato di fare a, a un certo punto, eh, dopo che eh, diventi papà, Perdi ogni genere di sovrastruttura, non so se per stare stato lo stesso, cioè non hai più paura di fare figure di merda, perché vedi talmente tanto merda nei pannolini, no? Sono serio adesso, che, eh, che a un certo punto dici: Ma a me chi me lo va a fare di essere umile, cioè, cioè ho i miei cinque momenti di gloria, fatemi sparare, poi torno a casa e devo, devo fare altre cose. E allora ho fatto una cosa di un, un atto di hubris enorme, cioè ho provato a dare sei parole per la progettazione dal lato della filosofia, sul calco delle, delle lezioni americane di Calvino, c'è una cosa di una volgarità incredibile, nel senso, se sono tipo quelli che scrivono i libri Giolè non è me, che uno si gira e dice ma ti, ti sei fumato, capito, Giolè non è me, cioè, suoni, suoni la chitarra, fai Giolè non è me, ho fatto una cosa del genere, ovviamente con la fortuna che... che, che, che pubblica in Audi quindi tutto sommato c'è quella specie di allure torinese dello struzzo che tu dici tutto a posto abbiamo ci siamo, ci siamo garantiti almeno il biglietto da da visita e quello che, che, che vi faccio vedere adesso ha a che fare con una proposta di eh, sei parole di incontro tra il mondo della progettazione in senso ampio il design per me è un territorio che frequento anche grazie agli studenti a, a una passione personale al lavoro che ho fatto quindi in realtà è un territorio io credo che molto uh, di quello che succederà nei, nei prossimi vent'anni, trent'anni, sulla capacità di riprogettare i comportamenti umani passerà da... Dal design speculativo, okay? Cioè, passerà da come noi saremo in grado di riprogettare gli oggetti, gli ambienti, eh, non in senso architettonico, eh, ma proprio la relazione che noi abbiamo. con... Perché, proprio per il discorso che vi ho fatto prima, che l'essere umano ha scorporato certi tipi di funzioni e le ha delegate a una macchina, in, una, in un totale stato, stato di emergenza in cui internet non è eterna. Okay, questo è il primo punto che tutti dobbiamo cogliere uscendo da questa specie di grande narrazione: tra cent'anni vivremo a, a braccetto con le macchine, Ma di cosa? capito? Tra dieci anni il pianeta si fotte per una crisi ambientale e noi non, continuiamo a pensare di avere infinite risorse ed energie. Bisognerà cercare di capire che cosa significa avere a che fare con un essere umano che di fatto è diventato un guscio che ospita competenze tecniche ma non conoscenze concettuali, quindi come, come si, la capite la, la, la cosa? No? Noi abbiamo delegato la conoscenza in vantaggio della competenza, nel senso che noi eh, ci portiamo tutto dappresso, ma non, non lo sappiamo usare, che è una cosa, eh, come dire, molto importante. Walter City da poco è uscito con un libro molto bello che si chiama eh, Contro l'impegno e letteratura, ve lo consiglio, libro bellissimo, sono pochissime pagine in cui... Sostanzialmente, massacra Saviano. Insomma, fa, fa, fa il lavoro che andava fatto da tempo. Secondo me, di dire che il perbenismo non ha niente a che fare con la creatività, che la creatività è al di là del bene e del male, come diceva un signore che per un po' ha vissuto qua dietro. E, eh, e, e dice a un certo punto: sì, forse con la tecnologia abbiamo tutto, ma abbiamo perso il senso dell'infinito. Ora, questa è una frase molto profonda, magari ne, nella fase di dibattito cerco di spiegarvi che cosa vuol dire, ma abbiamo eh, perso completamente, diciamo così, eh, abbiamo perso la, la, la capacità di... Perderci perché era una cosa fondamentale dell'attesa perdersi nelle biblioteche perdersi, è una modifica proprio antropologica che è avvenuta per esempio quelli della mia generazione sono, che vengono chiamati millennials io sono nato alla fine degli anni 80 nell'88 sono, sono uno dei più Qua ce n'è qualcuno, secondo me, di millennials. Noi abbiamo avuto una vita veramente strana perché abbiamo fatto un'adolescenza molto più simile a quella dei nostri genitori e poi invece abbiamo fatto un'età adulta, a 18 anni, molto più simile a quella dei ragazzini di adesso, con una frattura totale, nel senso che io me lo ricordo cosa significava mandare le letterine, ma mi sembra una cosa completamente archeologica. Allora, che cosa vi faccio? Scusate se, se corro. Poi il countdown mi mette ansia. Allora, che cosa vi faccio vedere adesso? Innanzitutto, il, eh, lascia pure un secondo qui questa specie di, di, di mashup, eh, allora, innanzitutto eh, ho eh, cercato di, eh, come dire, vi, ve ne attenzionerò soltanto tre di queste cose, ma ho cercato di eh, fare un ragionamento del genere. Eh, il primo ragionamento è questo. Oggi si parla tantissimo di emergenza, eh, di emergenza Covid, emergenza ambientale, eccetera. Secondo me noi dobbiamo cambiare radicalmente il punto di vista. Cioè quella che noi chiamiamo emergenza è la prassi, la normalità è l'emergenza. Questo qui adesso ve la faccio rapida, però è un cambio di prospettiva estremamente importante. Cioè la fragilità in una vecchia cosa che avevo scritto qualche anno fa che si chiamava Fragile Umanità, provavo a difendere la, la, la tesi che la fragilità non sia una componente in più del, dell'umanità, ma sia ciò che struttura l'umanità in quanto tale. E che o accettiamo che l'emergenza è lo stato di prassi della nostra vita, oppure la progettazione si va a fottere completamente, perché noi pensiamo di dover prevenire il danno, di dover cambiare la nostra vita perché siamo in emergenza senza comprendere che l'emergenza sono stati questi ultimi 40 anni 50 60 anni dal dopoguerra oggi in cui abbiamo vissuto una bolla della nostra storia, ok? Di pace, di, di pace noi, però diciamo a danno di altri, però facciamo finta che parliamo soltanto tra, eh, tra di noi occidentali, ok? Di pseudo benessere, di crescita esponenziale, eccetera, che se, se ci pensate nella vasta storia dell'umanità, sono un buchino sono un neo cioè prima c'è stato l'inferno ok e se uno dovesse ragionare con banale fare statistico è difficile che dopo ci sia una cosa diversa ok perché abbiamo proprio cambiato completamente il nostro eh, approccio ehm, allora la eh, via di fuga eh, ha a che fare con con la mia con, con un'idea che adesso tutto quello di cui io vi parlo prima della fine della nostra chiacchierata sono abbozzi di, di, di idee su cui eventualmente se sentite una cosa che non vi è chiara o vi sembra gettata lì nella discussione ve la chiarisco però per cercare di raccontarvi tutto ne faccio una sintesi allora io praticamente ho la prima cosa che, che, che cerco di, di provare a fare che secondo me è una cosa fondamentale appunto in questo incontro tra filosofia e design è Provare a darci una cornice rispetto al momento storico che stiamo vivendo, ok? E, e, e quando parlo di via di fuga, in realtà questo è, è stato, stato uh, ristretto, uh, parlo di velocità di fuga, cioè di quanto uh, un oggetto. Sapete cos'è la velocità di fuga? Sì, ok, perfetto. Bello. <ride> ok, cioè di quanto proprio bisogna correre, ok? Ve la, ve la dico in modo metaforico e non astronomico, ma di quanto bisogna. Uh, provare a correre, a mantenere una certa velocità per non ricollassare su noi stessi. Secondo me, noi viviamo okay, esattamente in un momento del genere. Noi siamo in preda a una velocità di fuga perché tutte queste storie di emergenza che ci pongono davanti, questa specie di grande epoca delle fini del mondo con cui veniamo torturati, abbiamo dieci anni e l'ecologia. Cioè, la generazione dei ventenni, secondo me, vive una situazione allucinante, è costantemente esposta davanti a tra un po' finisce la festa. Benvenuti nell'epoca delle pandemie, benvenuti nell'epoca delle crisi climatiche. Che veramente vi ne voglio dire, datela adesso, perché se no, ragazzi, cioè, vivrete una vita atroce. Cioè, è tutto, come dire, orientato al tra un po' è finita la festa. E lo stato d'emergenza, secondo me, in realtà non è uno stato singolare, ma è uno stato. Esponenziale e più esteso che ci riguarda tutti. Allora veniamo. A, adesso vedrete delle. Non, non attenzionate le, le cose, nel senso che poi le portiamo avanti. Ma nella uh, que quella cosa qua, questa qui nera, a un certo punto, se vai alla slide 6 direttamente, così vediamo le parole. Allora, prima la 5, per favore. Scusate, ma non le posso cambiare io, quindi dobbiamo fare questa. Cosa qua? Allora, secondo me uno degli strumenti più importanti che poi è stato utilizzato in modo molto diverso da come Calvino pensava, no? Le lezioni americane, su so, tutti sapete cosa sono, quindi la facciamo bella rapida, però come sapete erano in realtà delle lezioni, ci, le ha le scritte 5 su 6. La sesta, che era la coerenza, non, non è riuscito a scriverlo, è morto mentre le... Scriveva e non ha mai dato di fatto le, 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 le lezioni ad Harvard che, che, che avrebbe dovuto dare. Erano delle grandi metacategorie che, che, che avevano a che fare con l'elaborazione di una nuova immagine di letteratura. In realtà il pretesto è sempre lo stesso. Cioè, cercando di dare una, una nuova immagine di letteratura e scavando nell'archeologia stessa del suo, del suo essere scrittore, in realtà ha elaborato delle parole. Che avevano a che fare con degli strumenti per affrontare i problemi che sarebbero arrivati di lì a poco, nel, quello che lui chiama il prossimo millennio. Gioco facile, nel senso che siamo nell'85, di lì a poco effettivamente si sarebbe aperto un nuovo millennio. E molti di voi sapranno che queste parole tutto sono state usate soltanto che soltanto dalla letteratura. Il design l'ho usato moltissimo, ci sono tantissimi esempi. L'architettura, la per esempio, in questo momento al Museo Paul di Pezzoli di Milano c'è una mostra curata da Maria Luisa Frisà, che è una diciamo così, famosa critica eh, della moda, che è un. Che è una mostra su come si fa una mostra di moda, tutta ispirata alle lezioni eh, americane di Calvino. Cioè sono diventate uno strumento poi utilizzate da, nel mondo creativo, a vario titolo, eccetera, eccetera. E queste parole sono delle parole che cercavano di descrivere delle cose di. Un, un approccio diverso, ok? Che avremmo dovuto avere alla, alla vita, alla creatività soprattutto, lui dice alla letteratura, ma in realtà l'obiettivo è molto più grande: delle parole che ci avrebbero aiutato a vivere meglio gli inizi del nuovo millennio. Ok? Queste parole qui sono delle parole, vabbè, sono strepitose, Calvino, Calvino le descrive in modi meravigliosi, usa il mito, usa la letteratura, usa la matematica, perché come sapete era un ingegnere mancato, quindi c'è, come dire, c'è un mondo vastissimo dietro, però queste parole se noi le prendiamo per quello che sono oggi non vanno più bene. Allora, l'atto la di Hubris comincia qua. Ok, cioè sono delle parole che non sono un descrittore concreto per eh, affrontare la contemporaneità. Non lo è la leggerezza, non lo è la rapidità. Ok, la rapidità forse è la, è la parola peggiore per affrontare la, eh, quello che stiamo per quello che ci sta per succedere, che già è successo. Non lo è l'esattezza, non è la visibilità, non è la molteplicità. Forse si salva la coerenza, ma non la scritta. Quindi, eh, come dire, chissà. E sono delle parole appunto straordinarie, ma sono delle parole che descrivono un momento che è finito, che è il momento della grande nascita dei media, della grande nascita del, de, della comunicazione veloce, di internet, eccetera. Mentre oggi che quel sistema di fatto noi lo possiamo osservare già un po' staccati da fuori, la, la, la premessa di tutto ciò è che pensateci, cioè talvolta noi pensiamo che Uh, che tutto sia inverosimile. Se voi provaste a portare gli orologi indietro a tre anni fa, quanto era verosimile che passassimo questi ultimi due anni così? Chi lo, chi, chi lo poteva immaginare, no? Chiusi in casa, morti, crepati, eh, mascherine, distanziati, eccetera. Mi, mi riporta in mente l'inizio di un libro bellissimo che tutti i designer secondo me dovrebbero leggere, che si chiama Utopie realizzate di Jona Friedman, non so se ce l'avete presente, perché Jona Friedman è un... Specie di divinità per quel che mi riguarda, ma comunque grande architetto, disegnatore, ehm, scrittore, intellettuale, e in questo libro si apre con questa frase: i pensieri radicali eh, del, di oggi sono l'unica strategia politica concreta del futuro. Cioè, con l'idea che in realtà, come dire, a furia di parlare di utopia, ci siamo dimenticati che, che la distopia è molto più vicina di quanto potremmo pensare, no? pensate a questi due anni, veramente non, non li possiamo che immaginare come una distopia del passato, non, non ci, ci, ci potevamo immaginare una cosa del genere, ma proprio perché l'emergenza l'abbiamo scacciata dalla porta, non siamo stati assolutamente in grado di affrontarla come si doveva. Allora, veniamo alle parole eh, che dovrebbero essere la slide dopo, ok? Allora, eh, questa qui è la mia proposta e qui ve la presento così in modo del tutto... Scanzonato e vi racconto alcune di, alcune di queste parole oggi, non tutte, eh, così poi mi dovete comprare il libro, se no, non ve lo comprate. Eh, parole che hanno la volontà di provare a far incontrare il ragionamento filosofico, quindi, nel mio caso, ovviamente, l'immagine elaborata non è un'immagine di letteratura, ma è un'immagine di filosofia. E cambia abbastanza tutto. La, la, la riflessione progettuale. Cioè, quali sono gli, gli strumenti, i valori che in qualche modo in questo momento i creativi, i progettisti, i designer, eccetera, dovrebbero inseguire che, esatto quando Calvino parlava di quelle cose che noi oggi ci sembrano assolutamente normali, la leggerezza, la rapidità, eccetera, è giusto riportarsi negli anni 85 con la, con la testa. Non erano accettate in modo eh, acritico, ok? Cioè, i valori... Su cui quel momento si articolavano le cose, erano altri, ok? Quindi non dobbiamo, dobbiamo fare una grande distinzione. Questa, secondo me, è una cosa molto importante nel mondo creativo. Quanto tempo ho? Eh, dobbiamo fare una distinzione importante nel mondo creativo, che è una distinzione che, che, che fa un filosofo molto importante, che si chiama Giorgio Gamben, tra il concetto di attuale e il concetto di contemporaneo, ok? Uh, l'attuale, uh, sto, sto facendo un purpurri rapido di molte cose, eh, me ne rendo conto, ma l'attuale è quello che capita adesso, ok? Adesso, cioè il tempo tp, il tempo presente. Il contemporaneo non è quello che capita adesso, ma è quello che descrive l'adesso perché lo mette in scacco, lo critica, lo spinge a cambiare. Lo trasforma, lo trafora, lo porta da un altro lato. Esempio banale per raccogliere applausi, ok? Uh, che non raccoglierò. Uh, non vi preoccupate, ma cioè, è attuale la discriminazione sulla donna e contemporaneo il femminismo, giusto per capirci, ok? È attuale eh, la monnezza ovunque è Contemporanea l'ecologia, capite la, la, la relazione, ok? Cioè è attuale che succedano delle cose, c'è poco da fare, okay? è attuale la Lega Nord, ok, si può, si può dire con cirio presidente della regione, non vi tolgono i finanziamenti. È, è attuale la Lega Nord è, contempo, è, dire, è contemporanea la fine di una certa idea di politica, eh, basata su eh, idee di questo significa che bisogna avere molto in mente questa cosa, perché è ovviamente contemporaneo internet, è ovviamente attuale internet, è ovviamente attuale la rapidità, è ovviamente attuale la, 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 la molteplicità, è ovviamente attuale la visibilità, no? Stiamo tutti qui ad ammazzarci per avere due fan in più su Instagram, voglio dire, più, più attuale di questo momento, eccetera. Il punto è cercare di capire se queste cose attuali. Che si sono attuate, siano anche contemporanee rispetto a quello che ci sta succedendo, rispetto a quello che è attorno a noi. E forse effettivamente, vista anche la risposta che non siamo stati in grado di, eh, di, di dare ad alcuni problemi enormi nel nostro tempo, la crisi climatica. Le pandemie, eccetera, c'è qualcosa che non funziona nel nos nella nostra capacità di progettare, nei valori attraverso i quali cerchiamo di, di fare le cose che riguardano il nostro tempo. Quindi questi valori non sono valori attuali per nulla, ok? Anzi, sono dei valori che hanno la pretesa di essere discussi come valori che descrivono una contemporaneità, e sono eh, l'attesa, la semplicità l'ecologia, l'isolamento, l'anticipazione e l'offline. Eh, questo qui è come dire una specie di mini dizionario esattamente sul calco e sulla citazione tributaria, eh, io mi sento un piccolo puzzolente eh, soltanto al pensiero, eh, di quelle che erano le sei parole che aveva dato, uh, che aveva dato uh, Calvino. Vediamo se un secondo mi eh, togli questa uh, roba qui e mi eh, prendi la semplicità ok e cerchiamo di capire cosa allora um, cerchiamo di capire per quale è... allora, vi faccio degli esempi eh, a campione ok oggi si fa un grande parlare di semplicità in qualche modo no L'essis more tra l'altro l'ha elaborato un designer come sapete questa Parola, riduciamo, facciamo, diciamo, dicendo. Ma il punto è anche cercare di risignificare queste parole e di capire che cosa significano davvero e che genere di cosa ne potrebbe ne potrebbe, ne potrebbe seguire. Um, allora, vediamo se nella slide dopo ci hanno messo qualcosa di intelligente perché eh, la, ok. Ehm, allora, qui ci sono alcune definizioni di semplicità. Che io provo uh, a dare cercando di essere uh, un po' più preciso. Okay? Uh, la idea di semplicità nella storia della filosofia è stata elaborata, come spesso capita, uh, dai, dai filosofi medievali, okay? soprattutto da un signore. che il, il, il principio di semplicità viene chiamato Rasoio di Occam, perché è un tributo a questo filosofo che si chiamava Guglielmo da Occam. In realtà è stato Kant a elaborarla però si è trovato uno nella, nella critica della ragion pura. Ed è l'idea che se tu puoi arrivare allo stesso risultato con meno passi, sei moralmente obbligato a farlo. ok? Attenzione, non è un obbligo. È un obbligo morale, questa è la cosa importante che va capita, altrimenti si perde un punto. Cioè, è quella che per esempio in matematica viene chiamata eleganza, ok cioè l'idea di provare a essere più rapidi nei passaggi, di, 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 di semplificare, di, 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 di assumere il, il, il minor eh, numero di entità possibili, eccetera. Allora, semplicità. Non ha niente a che fare con l'idea che abbiamo di semplicità, to guarda che posto semplice, no? come la usiamo nel linguaggio comune. Ma ha a che fare con l'idea che semplice sia il processo attraverso il quale Homo Sapiens cerca di ottenere un obiettivo assumendo il numero minore possibile di entità okay? uh, che gli devono consentire quel genere di uh, strumento. Okay? Innanzitutto, però, c'è un'assunzione. È il mondo stesso a essere semplice ed è la ragione per cui io credo che, come dire, ehm, io ho un sogno, come dire, perverso, cioè che si faccia un corso di metafisica e designer. Non so se questa cosa mai riuscirà a venire. ma come vedete in alto alla vostra eh, sinistra, per la prima assunzione è che semplicità sia il modo con cui chiamiamo la struttura metafisica del mondo al di là di come viene percepita, cioè che il mondo innanzitutto è semplice molto più semplice di quanto ce lo immaginiamo. Che eh, una struttura è di per sé semplice, è complesso il modo attraverso cui la descriviamo o attraverso il cui cerchiamo di mimarla. E eh, che la semplicità sia una via di uscita, sia una via di fuga dalla complessità che stiamo vivendo in questo momento e che eh, nelle discipline del progetto, semplicità deve avere un'assunzione di tipo positivo. Se vai avanti con questa cosa qua, ci dovrebbe essere... Che cosa ti dice una cosa del genere. ok? C'è la spiegazione del rasoglio di Occam che vi stavo facendo adesso. Meno entità si assumono per giustificare l'esistenza metafisica di qualcosa, migliore sarà la tenuta generale del sistema. Ortigia è una, vive una situazione molto analoga a quella di Venezia, c'è cioè un turismo massivo che la sta massacrando, eccetera ci si trova in una condizione abbastanza strampalata per cui di fatto l'aula la, diventa tutta l'isola. E allora proviamo a rileggere sulla base di quello che stiamo studiando il territorio stesso. E allora hanno provato a elaborare una cartina dell'isola dell di Ortigia, che è un'isola che ha delle geografie stranissime, perché se voi andate a vedere la cartina che ha fatto il comune, la cartina che ha fatto l'assessorato alla cultura, la cartina che hanno fatto quelli lì che devono fare i processi turistici, eccetera, sono completamente diverse. Ci cioè sembra di vivere delle isole completamente diverse. E allora hanno provato a fare una eh, rilettura di questa cartina eh, utilizzando queste leggi delle semplicità che io gli ho dato. E quindi hanno applicato il loro strumento cercando sostanzialmente di provare a, a fare una, una lettura di quelli che sono i luoghi essenziali dell'isola e del numero minore di passi che devi fare per raggiungerli per avere una struttura. Uh, il più semplice possibile qui adesso non mi dilungo ve la faccio vedere era tanto per farvi vedere alcuni auto ma perché questi sono i luoghi che loro hanno elaborato la porta marina il mercato il duomo questa cartina in questo momento è stata data all'assessore di cultura all'assessore della cultura di Ortigia che sta valutando di provare a inserirla per l'anno prossimo perché effettivamente gli hanno provato a studiare un meccanismo che è strutturato in questo modo vi faccio vedere invece i risultati di un'altra parola di quelle che io vi ho dato da elaborare che la parola uh, ba, 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 la parola offline, quindi dobbiamo riprendere quelle slide che c'erano all'inizio, ok? Cioè sono queste qua. Uh, Fermatevi un attimo, un secondo. Allora, perché la parola offline è una parola così importante e con cui si ha meno dimestichezza, magari, che con la parola semplicità? Allora, voi sapete che oggi, si parla delle quattro rivoluzioni. Okay? Le prime tre sono quelle a cui tutti quanti eravamo più o meno addestrati alla scuola: la rivoluzione copernicana, la rivoluzione darwinista. Eh, la rivoluzione freudiana, no? Sapete che si parla di queste tre rivoluzioni perché ci hanno decentrato dall'universo, decentrato rispetto alle vite, hanno decentrato anche l'io rispetto alla possibilità di autodominarlo, no? Quindi con l'inconscio, eccetera, eccetera. E poi oggi si parla della grande rivoluzione del web come la quarta rivoluzione che ha compiuto la decentralizzazione totale rispetto alle cose ed è stata elaborata una parola che descrive tutto ciò, che è la, la parola. Uh, on life, cioè che la nostra vita sia indistinguibile tra l'analogico e il digitale e che viviamo un grande spazio di, eh, di senso in cui analogico e digitale sono collassati l'uno sull'altro. L'elaborazione di questa parola ha poi portato all'elaborazione di un'altra parola che ha fatto un filosofo italiano molto celebre che si chiama Luciano Frolidi che è la parola è infosfera, che è una parola nata sul calco della parola biosfera, Ok. Um, in, nella mia lettura di queste cose, io ho contestato profondamente, diciamo così, che questa quarta rivoluzione sia una rivoluzione che ci de decentri dal centro, anzi, secondo me, ci riporta in una relazione completamente antropocentrica nel, nelle relazioni col mondo e con l'universo. Innanzitutto l'infosfera, mentre la biosfera è tale perché al suo interno garantisce la diversità della vita. Quindi gli ecosistemi devono garantire un equilibrio di diversità della vita, eccetera, eccetera. L'infosfera è tale perché tende a eh, invece rendere il mondo molto più simile, no? Noi oggi diciamo che siamo vedere un ragazzo italiano, vedere un ragazzo cinese, vedere un ragazzo americano, vedere un ragazzo, lo so, di, di un altro paese e, e li rende molto più simili su TikTok, fanno gli stessi video. Quindi l'infosfera in realtà è tale perché livella le diversità e le rende molto più analoghe. Secondo me proprio il conio che è stato fatto è molto sbagliato. Nella mia... Quella, quelle poche persone che hanno letto le minchiate che ho scritto le hanno le hanno, le, mi hanno definito eh, un filosofo estremamente pessimista. Cerco di, siccome non, non penso e non spero che voi abbiate letto le cose che ho scritto, cerco di eh, spiegarvi qual è la ragione, nel senso che eh, tra le varie cose che ho. Sostenuto, non è tanto che siamo nella merda, per dirvelo in un modo eh, il più raffinato possibile, ma come vi dicevo, ma come vi dicevo prima, che non c'è nessuna differenza tra noi e la merda, cioè che, che, che viviamo in una condizione in cui la nostra stessa vita ha a che fare con la fragilità, ha a che fare col problema, ha a che fare col dolore e che tutto ciò è stato causato da una parola che per me, diciamo così, ha una ha un valore estremamente significativo in filosofia, che è la parola antropocentrismo, cioè l'idea che ci siamo pensati come al centro delle cose, come centrali rispetto alla natura, centrali rispetto al pianeta, centrali rispetto alla morale, eccetera. E questo significa che... Mi ha dato tipo una scadenza, no? Eh, e, e questo eh, significa anche che, come dire, i, la maggior parte dei problemi che oggi stiamo affrontando come problemi enormi, eccetera, in realtà sono dei problemi che abbiamo creato noi stessi. Ovviamente, no? Tipo la crisi climatica. crisi climatica non è un terremoto, non è uno tsunami, ma è la conseguenza delle nostre azioni, né più e né meno. Esattamente come il Covid non è, oddio, la pandemia che abbiamo fatto di male, eh, il Papa che faceva quella messa meravigliosa, no? De, Dio non ci abbandonare. De, Dio non ci ha mai abbandonato. Cioè, nel senso, eh, ci siamo magnati questo mondo e quest'altro, a un certo punto ci sono stati gli spillover, e eh, 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 l'epidemia ce la siamo creata noi. In tutta questa situazione qui, una delle cose che noi abbiamo pensato essere in qualche modo eterna ed eterea è la rete, cioè noi abbiamo un rapporto con, e questo ha a che fare con il primo punto, così proviamo a ricongiungere le cose che vi ho detto prima e a concludere che non sono più in grado di parlare più di 20 minuti, comincio a rincoglionirmi e a dire delle cose di cui non sono più sicuro, ha a che fare con l'idea del, della tecnologia, dell'umanizzazione della tecnologia. Um, noi abbiamo l'idea, come dire, che eh, come dire, la nostra vita ormai si sia spostata nel digitale, che il digitale sia lo spazio di e che Internet resterà con noi probabilmente finché morte non ci separi. Internet, ha, e questo è uno dei grandi temi, del, secondo me, del design e dell'architettura contemporanea. Come sapete, quello che ci sembra immateriale, cioè Internet, ha un peso materiale enorme. Eh, se voi mettete. Questo è uno studio che, per esempio, era stato fatto molto bene per la Manifesta di Palermo, era stato uno dei grandi. E regolatori di quella eh, de, delle ricerche che ci stavano dietro se voi mettete insieme tutto il peso di internet intendo col peso di internet i server eccetera eccetera è il quarto paese più inquinante al mondo non so se, se avete presente mandare un'email inquina più o meno un'email inquina più o meno come bere l'acqua tutto l'anno il peso di un'email, ragazzi, voi eh, pensate quante email vengono mandate in un giorno. Ancora un po' di tempo fa c'erano cioè, dei sognatori che avevano quella specie di, di firma nelle email pensando di essere dei frichettoni ecologici, non stampare queste email, pensa all'ambiente, che uno dice, il cazzo mi ma hai mandato un'email, hai massacrato un universo e poi non me la posso stampare perché magari ho bisogno di, di, di prendere appunti. Inquina molto meno stampare un'email che mandarla, no? Allora, se... Ci sono due dati che in questo momento ci vengono dati come i dati della contemporaneità a cui noi dobbiamo rispondere con dei progetti che in qualche modo affrontino la situazione. Un dato prescrittivo e un dato descrittivo. Il dato prescrittivo è come ci dovremmo comportare affinché le cose vadano meglio in futuro. Siamo imbottiti di questa narrazione, ok? Quindi noi sappiamo che eh, abbiamo circa una decina d'anni per invertire il cambiamento climatico pena il passaggio da un deficit al default, ok? L'idea che non possiamo più fare niente per cambiarlo e per fare questa cosa ci dicono che dovremmo essere meno, che non dovremmo mangiare carne, che non dovremmo usare la plastica. Che dovremmo cambiare il nostro rapporto con la città, e questi dati sono non dei filosofi, ma sono pubblici, ok? Dall'altro lato abbiamo dei dati descrittivi, quelli dei future studies, cioè che ci dicono come in teoria dovrebbero andare le cose nei prossimi dieci anni. E questi dati ci dicono che diventeremo dieci miliardi, che mangeremo molta più carne, che consumeremo molta più plastica, che consumeremo molta più acqua. Quindi, in realtà, se voi mettete questi due dati nello stesso sistema, i dati vanno in contraddizione. In contrazione, cioè i dieci anni diventano molti meno, ok? Se voi li, li andate a esporre così. E in tutto ciò sappiamo, come dire, che la nostra apparente soluzione: pensate cosa sarebbe stata l'epidemia senza internet, immaginatevi il lockdown senza internet, fate questo esercizio: se non avessimo avuto Zoom, YouTube, Instagram, la possibilità di pensarci in compagnia anche se eravamo soli a casa, ok? Eh, Credo ci sia gente che abbia utilizzato addirittura Tinder nel primo lockdown, quindi come dire le vie le, le, che pensate Internet, che, 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 che risorse è stata in quel momento là. Però, dato quanto è inquinante Internet e quanto pesi eh, rispetto a, alle economie ecologiche che dovremo affrontare, è molto probabile che una delle grandi cose a cui dovremmo fare eh, a meno nel futuro, se prendiamo sul serio questi dati. Sarà interessata. Che tuttavia a proposito di umanizzare la tecnologia, perché noi quando parliamo di umanizzare la tecnologia non lo diciamo realmente, ma stiamo parlando di umanizzare Internet, che perché per tecnologia parliamo del, dell'Internet degli oggetti ormai, ok? Quindi stiamo parlando di, di tutti i supporti, di tutte le cose a cui noi parliamo, ci interfacciamo, eccetera. Eh, nel momento in cui però, e qui ritorniamo al primo punto, così cerchiamo di chiudere, siamo stati svuotati di tutto delle cose che ci descrivevano e le abbiamo messe altrove ma internet eh, in qualche modo rischia di collassare perché il suo peso materiale è molto più eh, pesante di quello che avevamo pensato sapete che recentemente è stato fatto un accordo tra gli stati per permettere a google amazon eccetera di portare a raffreddare i propri, se i propri server in antartide non so se avete visto queste immagini incredibili di google amazon che vanno a trapanare l'antartide che, che come Sapete, vigeva un accordo interplanetario per non poter fare determinate cose, no? Perché permettere a raffreddare i server che non riescono più a essere raffreddati in nessun modo per reggere il... quindi anche uno dei pochi posti che, tra virgolette, era rimasto fuori dal colonialismo, ok? Adesso è colonizzato dal peso dei server e del digitale. Allora, una delle proposte che io faccio in queste parole, delle altre non non vi parlo perché sono tante e perché prima o poi dobbiamo arrivare alle conclusioni e che una delle parole contemporanee con cui dovremmo fare i conti e con cui dovremmo provare a riprogettare profondamente la nostra vita è la parola offline cioè con l'idea che sia molto mentre online era contemporanea vent'anni fa come parola oggi è contemporaneo all'offline, cioè la riprogettazione della vita da scollegati, la riprogettazione degli strumenti da scollegati, la riprogettazione delle soglie d'attenzione da scollegati, la riprogettazione della, di un'attenzione una non frammentata, la progettazione di spazi per lo scollegamento, momento in cui anche se arrivate a un burnout della digitalizzazione, se voi ci pensate uno dei pochi spazi, forse l'unico, in cui non siete connessi qual è, L'aereo a breve percorrenza, sostanzialmente non ce ne sono più altri, perché ormai anche su quello a lunga percorrenza vi attaccate al wifi perché è arrivato. Mentre invece se voi andate su una in Italia da, da Palermo a, a Torino, l'Italia non li fa più, Torino a Milano, eh, non potete collegarvi, quello è uno dei pochi momenti in cui siete obbligati alla funzione aereo, praticamente non la mettete più da nessuna parte, e quello è anche uno in cui vi rendete conto quanto è lunga un'ora e mezza. Non so se questa è una cosa che capita soltanto a me, ma quanto possa essere lunga un'ora e mezza senza internet. Allora, una delle, delle sfide, secondo me, che dovremmo affrontare di qui a poco, è la risignificazione di che cosa significa uno spazio offline. E vi dicevo prima, ampassando, che secondo me eh, la progettazione degli oggetti eh, sarà fondamentale in, questo, in, questo, in, in questa riprogettazione dell'offline. La maggior parte delle volte non siamo noi ad andare verso il mostro, l'abbiamo visto con il Covid, ma il mostro va a venire da noi se non lo, non lo pensiamo per tempo e non ci addestriamo per tempo a capire che cosa possa significare. È arrivato il Covid e ci siamo accorti che avevamo bisogno delle case col terrazzino o che avevamo bisogno di case più grandi, ma ce ne siamo dimenticati per un sacco di tempo. Siamo noi a dover andare verso l'offline e non è l'offline a venire da noi. Allora, vi dico un'ultima cosa in conclusione. Tutte le parole che vedete qui hanno, che non, vi, non mi dilungo su, queste, su questa cosa, magari se un giorno con, con Sara, con la direttrice, ne parlavamo prima, riusciamo a fare un progetto più grande qua dentro, possiamo pure pensare a fare delle puntate, delle pillole su ognuna di queste parole che merita... Un discorso a parte. Il discorso dell'incontro eh, del, dell tra l'umano e la tecnologia. Innanzitutto, eh, con, con queste parole, io faccio parte di quelli che pensano che questo incontro non sia necessariamente un incontro che ci deve caratterizzare per sempre. Cioè, non faccio parte di, di, dei filosofi entusiasti che cominciano a parlare soltanto di quanti sono le possibilità, le risorse, le meraviglie, che, che, quanto cambierà la nostra vita, quanto lavoreremo meno grazie a internet. Che reddito ci deriverà da internet eh, senza fare più niente, eccetera. Perché credo che la maggior parte di questi filosofi e di questi eh, anche analisti del design faccia i conti senza l'oste. Cioè, non capisca che da un lato c'è l'evoluzione tecnologica, dall'altro lato ci sono le conseguenze dell'evoluzione tecnologica, il pianeta, l'ecologia, eccetera. E che non mettere insieme questi dati ci rischia di non far capire che noi pensavamo al abbiamo sempre pensato al progresso come una linea unitaria che fa diventare il domani migliore dell'oggi arrivato il covid e improvvisamente anche città come Milano, Londra, New York si sono rese conto che le cose all'improvviso possono essere stoppate e che il progresso spesso può avere delle punte in cui fa così, delle punte in cui fa così, ma non è una linea, una cosa retta, unitaria, che, che va sempre verso ehm, il risultato maggiore. Queste parole hanno la volontà di provare a cercare di capire che cosa possa essere un'umanità che supera la condizione di Overlap con la tecnologia che sta vivendo in questo momento, prova a riprogettare anche una via di uscita da un'apparente infosfera che in realtà è molto più bucata di quella che pensiamo, è molto più fragile di come normalmente l'abbiamo pensata e che incredibilmente le cose possono crasciare. Um, vi dico chiudendo l'ultima cosa sulla parola anticipazione su cui io sono a cui sono particolarmente legato. Secondo me una delle grandi funzioni dell'incontro tra filosofia e design è che il design ha la possibilità di anticipare le, le, le teorie della filosofia facendo vedere come sarebbero le cose qui e ora. Produrre oggetti, produrre interfacce, produrre situazioni, produrre contesti, produrre mostre che diano corpo alle idee che altrimenti sembrano come dire delle utopie o delle idee realizzabili dei prossimi cent'anni ma che non prendono mai corpo, non prendono mai forma non prendono mai eh, una loro concretezza. Per esempio, moltissime delle idee sul, eh, su una rivoluzione dell'abitare eh, con, eh, con, con le installazioni che ha fatto Iona Friedman sono diventate estremamente più chiare di quanto non fossero in filosofi come Thoreau o come tanti altri che avevano ragionato su questo genere di cose. L'anticipazione è anche un modo per portare nel qui e ora okay, delle cose che pensiamo prima o poi saranno inevitabili ma che ci viene molto difficile afferrare, capire, comprendere eh, adesso. Uno dei eh, signori di cui mi sono occupato negli ultimi anni con grande fatica, eh, mentre facevo una ricerca su, una cosa che, su, un, su un concetto che è quello di capanna. Uh, si chiama, si chiama uh, cioè sulla relazione tra filosofia, design e architettura nel, nell'esemplificazione poi della costruzione di capanne. Io ho analizzato alcune capanne famose della storia occidentale, Torole, Corbusier, Wittgenstein, e una di quelle che ho analizzato era di un signore che è ancora vivo, l'unico tra quelli che ho analizzato, che si chiama Theodor Kasiski, non so se ce l'avete presente. Theodor Kasiski è più famoso come una bomber, è stato il più grande terrorista della storia americana, era professore di matematica a Berkeley, a 26-27 anni si è ritirato dall'insegnamento universitario e si è isolato in una piccola capanna nel, nel Montana. Ed è stato arrestato eh, circa 27 anni dopo dal, dall'FBI perché aveva combinato un bel macello, cioè aveva organizzato degli attentati contro la nascente rivoluzione industriale di quel momento. E, e ovviamente i suoi scritti sono andati un po' a farsi fottere perché avendo fatto tutti questi danni nessuno li ha più presi sul serio perché di fatto stavamo andando ad analizzare eh, i scritti di un terrorista. Ma in un libro, che è il libro manifesto che ha pubblicato, che si chiama La Società Industriale. Il suo futuro di fatto ci dice una cosa molto importante che assomiglia a quella che facevano Adorno e Horkheimer con l'illuminismo: cioè, ci dice è bellissimo che la tecnologia ci abbia dato gli strumenti per emanciparci dallo stato di natura, per emanciparci dalla nostra condizione eh, ordinaria, eccetera. Ma se noi poi non utilizziamo gli stessi strumenti della tecnologia per controllarla non utilizziamo gli stessi strumenti e la tecnologia per frenarla, non utilizziamo gli stessi strumenti e la tecnologia per capire che cosa stiamo perdendo nella nostra vita per colpa, diciamo così, del, dell'overlap tecnologico, avremo molte difficoltà a uscirne vivi, dice lui. Eh, eh, tra l'altro parla di epidemie, quindi come dire, tanto strano non era. E dice, un ruolo in tutto ciò ce l'avranno coloro che sapranno riprogettare gli oggetti con cui dovremo essere con cui dovremmo essere umani e con cui dovremmo provare a uscire da una condizione che ci sembra inesorabile, inevitabile. Quella è il progresso che improvvisamente può diventare invece regresso. E io sostanzialmente con queste parole, su cui pian piano, come dire, so come continuerò a ragionare, che prenderanno, spero, una forma il prima possibile, con cui spero di tornare anche qui magari per, per parlarne, e analizzarne insieme, ho finito, credo puntuale più o meno. Eh, ho, anco ho ancora il timbro. Eh, più o meno poi eh, sono queste le parole con cui penso che avremo a che fare nel futuro prossimo venturo. Più o meno come abbiamo avuto a che fare con molti dei valori che Calvino ha elaborato negli anni Ottanta. Ed è su questo territorio che mi piacerebbe un incontro concreto tra i progettisti di oggetti, chiamiamoli così in modo volgare, designer, e i progettisti di concetti, chiamiamoli così in modo volgare, i filosofi. Fine.